Gli argomenti che trattiamo appartengono appunto a questo inno. Tu setti forme, simulere, tu che sei setti forme nel dono, tu che sei dono, setti forme perché ti manifesti nella sapienza, nel timore. Due doni pratici, cioè che interessano la vita pratica, e cioè del dono del consiglio e del dono del santo timore di Dio. Tratteremo prima del dono del consiglio e poi durante la messa del dono del timore di Dio al posto dell'omelia. Che cos'è questo dono del consiglio? È innanzitutto un dono, e siccome si tratta di un dono soprannaturale infuso dallo Spirito Santo dentro di noi, suppone che la persona sia in grazia di Dio, per cui è un dono di Dio infuso nell'uomo che è in grazia, per cui l'uomo sa scegliere, vedere e disporre le sue azioni particolari in vista del fine soprannaturale da raggiungere. È bene che noi esplicitiamo i termini di questa definizione. Il dono del consiglio si innesta innanzitutto nella virtù della prudenza per il suo oggetto e a relazione con la virtù teologale della speranza per il fine soprannaturale che è come specifico del dono del consiglio. E allora noi diciamo innanzitutto che si innesta nella virtù della prudenza, che è una virtù cardinale che possiamo trovare nell'uomo naturale, ma che nel cristiano è anche una virtù infusa nel battesimo. Già Aristotele chiamava la prudenza, da cui discende poi il dono operativo del consiglio, recta ratium agibilium, cioè la retta ragione delle cose agibili, cioè quella ordinazione della ragione ben fatta per agire. Questa virtù della speranza, cioè della speranza per noi, è una virtù base perché appartiene al cardine della vita soprannaturale, ma questo è per quanto riguarda il fine. Più importante è invece guardare la prudenza, perché l'oggetto del consiglio è lo stesso oggetto della virtù della prudenza, sia che essa sia considerata nel campo naturale, sia che sia considerato nel campo, cioè soprannaturale, come virtù infusa. Che cosa è infatti la prudenza? È quella perspicacia che l'uomo ha nel dirigere la sua vita, per cui comporta una facoltà di vedere, una facoltà di giudicare, una facoltà di scegliere. È prudente quell'uomo che sa vedere il falso e distinguerlo dal bene, che sa giudicare il bene e il male, che sa scegliere tra diversi mezzi quello più adatto per conseguire lo scopo che si prefigge.
Nel nostro caso, il fine che noi ci prefiggiamo è la nostra vita di figli di Dio e il conseguimento dell'eternità, della nostra salvezza. E allora la prudenza ci porta a vedere ciò che più conviene per noi, ci porta a giudicare il bene dal male e ordinare le nostre azioni in vista del bene da conseguire, per cui noi siamo portati ad evitare tutti gli ostacoli, a mettere da parte e a potenziare tutti i mezzi positivi per conseguire il fine che ci siamo prefisso. Per vedere i connotati, possiamo dire, della virtù della prudenza, questo a scopo di inquadrare la virtù della prudenza in cui innestiamo il dono del consiglio, io vi do il quadro che ne fa San Tommaso nella sua così Summa Theologica, perché tante volte quando noi parliamo delle virtù ne parliamo così approssimativamente. Ebbene, noi diciamo che nella virtù della prudenza noi scegliamo la parte migliore, la parte sicura per conseguire il bene. Parti integranti della prudenza sono queste: la memoria del passato, la intelligenza del presente, la previgenza del futuro. Ossia, l'uomo prudente ha memoria del passato, perché sfrutta il passato come esperienza, ha intelligenza visuale del presente, sa intuire il presente e anche una certa previgenza del corso degli eventi per disporre tutti i mezzi in vista dell'evento futuro. Per cui l'uomo prudente ha memoria del passato, intelligenza del presente, previgenza del futuro. Ancora, San Tommaso, accanto alla prudenza, come virtù integrante, mette la percezione, mette la cautela, la circospezione, la sagacità, la docilità mentale, in modo che non ci fissiamo su una cosa soltanto. Sono tutte virtù queste che integrano la virtù della prudenza. Alla virtù della prudenza appartengono tre altre virtù che scendono dalla prudenza e di cui tante volte noi neanche abbiamo sentito il nome: la sinesi, l'agnome, l'eubulia. Sono tutte virtù di cui neanche conosciamo il nome. La sinesi è il buon gusto delle cose, il buon gusto, il buon senso, questo buon senso che tante volte ci manca. Ora, l'uomo assennato, l'uomo prudente ha il buon senso, sinesi. L'agnome è quella docilità che ha la nostra mente nel penetrare le cose, per cui noi giudichiamo di ogni cosa e chiamiamo in altri termini la perspicacia. Gnome, la perspicacia, l'uomo perspicace che sa vedere dentro le cose, sa vedere dentro le situazioni. E poi la eubulia significa proprio il consiglio. E siamo arrivati così a questo punto, cioè il dono del consiglio si innesta in questa parte della prudenza che noi chiamiamo eubulia, cioè la facoltà di consigliare
se stesso, e allora aspetto personale, e così agli altri aspetto sociale. Ho voluto dare questi connotati per bene inquadrare il dono del consiglio, di cui subito noi tratteremo. Il dono del consiglio è appunto un dono di Dio, dato all'uomo in grazia, che produce dentro il cristiano un habitus, cioè l'abitudine. Non è pertanto come il carisma un dono transeunte, ma è un dono permanente, un habitus, dato da Dio, infuso da Dio, dallo Spirito Santo, nel cristiano, per poter vedere il vero dal falso, per poter distinguere il bene dal male e per poter scegliere ciò che più giova per il conseguimento del fine soprannaturale e di scartare ciò che è di ostacolo al conseguimento del fine soprannaturale. Questo è il dono del consiglio, è un dono grande che noi possiamo anche trattare sotto l'aspetto del discernimento. Il discernimento che appunto è il dono del consiglio per l'uomo spirituale. Discernimento che noi possiamo così chiamare o dono di Dio, o carisma, o arte. Sono tre aspetti diversi del dono del consiglio o dono di discernimento, che poi in pratica si riducono alla stessa cosa, hanno questo medesimo oggetto. Presido ancora l'oggetto, che è questo: saper distinguere il vero dal falso, saper distinguere il bene dal male, cioè giudicare quello che è bene e quello che è male. Dunque, vedere il vero e distinguerlo dal falso, vedere ciò che è buono e distinguere da ciò che è cattivo, saper scegliere hic et nunc in questo momento, messa davanti tutte le circostanze, quello che più giova a me oppure agli altri per il conseguimento del fine previsto. Trattiamo innanzitutto del dono del consiglio, che è un grande dono di Dio, perché il dono del consiglio regola tutti gli altri doni, come la virtù in cui si innesta la prudenza regola tutte le altre virtù. Cioè la prudenza viene chiamata la regina delle virtù, sia di quelle teologali sia di quelle cardinali, nel senso che è sì una virtù cardinale, anche quando è infusa da Dio, regola l'esercizio di tutte le altre virtù, ma anche regola l'esercizio della fede, della speranza e della carità, sebbene la fede, la speranza e la carità hanno come oggetto Dio e sono superiori alla stessa prudenza. Però è la prudenza che è come l'occhio che sa vedere e come la bilancia che sa misurare e induce l'uomo a ben comportarsi nell'esercizio di tutte le virtù, della fede, della speranza, della carità e poi di tutte le altre virtù morali, in modo da camminare bene verso il fine prestabilito, che è il fine eterno, e verso gli altri fini intermedi che sono così necessari per conseguire il fine eterno. È un dono che dobbiamo chiedere a Dio. E allora incominciamo con il discernimento dono, poi parleremo del discernimento carisma, poi parleremo del discernimento arte. In cui si esercita la virtù del consiglio o il dono del consiglio, che è il dono eminente dello spirito. Cominciamo con il discernimento dono, che coincide con il dono del consiglio,
e che è diverso dal discernimento carisma o dal discernimento ater, esercizio, cioè esercizio. Cominciamo col discernimento dono, dono di Dio, che ha questo triplice oggetto, cioè saper vedere e distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, saper cioè giudicare secondo Cristo, vedere con gli occhi di Cristo, nella luce di Dio, ciò che è vero e ciò che è falso. Secondo punto, saper distinguere in pratica ciò che è bene fare, ciò che è male fare. In ultima analisi poi, scegliere ciò che è bene per fare la volontà di Dio, ossia per fare ciò che è bene, gradito a Dio. Ricordate la bellissima frase di Paolo ai Romani: Signore, per il nome della mentalità, che non sia la mentalità di questo mondo, per sapere quello che è gradito e se è conforme alla volontà di Dio. Nella lettera ai Filippesi, primo capitolo, Paolo piega le ginocchia davanti a Dio Padre, perché vi faccia crescere in ogni genere di conoscenza e di discernimento, per sapere quello che è gradito a Dio, perché questo è molto importante per la nostra vita. E l'autore della lettera agli Ebrei, parlando dell'uomo maturo, dice che ha le facoltà adusate a, così, a conoscere diacrisis, cioè a distinguere ciò che, ad assaggiare ciò che è buono o meno buono. Il saggiatore è colui il quale assaggia un cibo e sa distinguere quali elementi ci sono, se è adulterato, se è buono, se è giovane o non giovane. Ora, l'uomo maturo ha le facoltà adusate per questo dono dello Spirito a conoscere, a distinguere, ad annusare, a assaggiare già a prima vista ciò che è buono e ciò che è cattivo. Ha le facoltà adusate, per cui in una situazione sa vedere questo non viene da Dio, questo viene da Dio, questo non è bene, questo invece è male, questa è una cosa buona, e subito per istinto, ricordatevi questa parola, per istinto è portato verso la verità e verso ciò che è buono, ed è portato a farlo, per cui coincide con questo istinto divino immesso in noi dallo Spirito Santo, nell'anima del giusto, nell'anima che si lascia guidare dallo Spirito, per cui si orienta istintivamente verso ciò che è vero e viene da Dio, verso ciò che è buono e gradito a Dio, e viene portato connaturalmente verso il bene, verso il vero, verso ciò che più giova al suo fine soprannaturale, alla tua vita di figlio di Dio. Per cui con questo dono noi siamo in grado, per istinto divino, di conoscere, di orientarci verso ciò che è vero. Subito cogliamo questo da Dio, questo non è da Dio. Siamo orientati quasi per istinto a fare il bene ed evitare il male, e siamo portati quasi per istinto a scegliere quello che in questo momento crediamo, date le circostanze,
necessario che io la faccia perché secondo la volontà di Dio e secondo il bene che io devo procurare a me stesso o eventualmente alla comunità che io presiedo. Questo è il dono del discernimento. Il discernimento si applica alla vita personale e alla vita sociale, per cui quando noi parliamo di vita personale, noi parliamo del dono del consiglio o dell'autodiscernimento. Quando parliamo dell'altro soggetto sociale, parliamo del dono del consiglio, ma applicato agli altri, per cui siamo in grado di consigliare gli altri, e parliamo del discernimento comunitario, ossia del discernimento, possiamo dire, sociale, destinato alla comunità di cui io sono responsabile. Questo è il dono dello spirito, che è un abito infuso, permanente dentro di noi, capace, questo abito, di recepire gli ictus dello spirito, che sono le grazie attuali, perché l'abito di per stesso non è operativo, ricordatevi, non è operativo, è una inclinazione interiore, una modalità interiore, un istinto interiore, però per essere attualizzato questo istinto ha bisogno di un intervento dello spirito che si chiama grazia attuale, che noi chiamiamo o una illuminazione dello spirito, per cui noi cogliamo l'illuminazione, o una mozione dello spirito, per cui la volontà coglie la mozione, o una ispirazione interiore, per cui l'essere nostro, il nostro cuore, coglie quella ispirazione, perché lo spirito parla a noi, o attraverso illuminazioni, o attraverso ispirazioni, o attraverso mozioni. Questo è il linguaggio dello spirito. Sono gli ictus dello spirito che si innestano nel dono, nella capacità recettiva, e danno modo al soggetto di agire in conseguenza. È bene che noi abbiamo chiare queste idee. Prima di andare oltre, parliamo adesso del discernimento come carisma. Come dono è permanente ed è questa apertura allo spirito, per cui noi recepiamo dallo spirito questa grazia, è un abito di saper vedere, di saper distinguere, di saper gustare e di saper scegliere. Nel carisma invece è una illuminazione momentanea, carisma è transeunte, ed è un intervento particolare dello spirito in un'anima che già è il dono del consiglio, che è ben disposta allo spirito per la sua umiltà profonda, perché questo dono carismatico avviene nella persona umilissima e distaccata. Non è operativo questo carisma in chi non è umile e non è distaccato da se stesso. In che cosa consiste? Consiste in una luce vivissima dello spirito, recepita in quel momento dalla persona, per cui noi distinguiamo ciò che è vero e ciò che è falso, e subito siamo portati ad agire, perché vediamo qual è il bene e qual è il male. Per esempio, questo discernimento lo troviamo in Gesù. Gesù, a colpo d'occhio, quando vede Natanaele, dice: ecco il vero israelita in cui non c'è menzogna. È chiaro che qui Gesù esercita il dono che ha, perché
lui ha lo spirito, ha la pienezza dello spirito, ma in questo momento esercita il dono, il carisma del discernimento. Non aveva visto mai Natanaele, ma Gesù come uomo, non come Dio, come uomo, unto dallo spirito, che ha la pienezza dei doni, subito si accorge che quell'uomo che ha davanti Natanaele è un vero israelita, in cui non c'è il falso. Ecco, questo è il più bel elogio. Ricordate l'episodio di Pietro. Pietro, che alla domanda che fece Gesù, che egli era, secondo l'opinione degli uomini, che dice la gente che io sia, Pietro e gli apostoli danno diverse risposte. Alcuni dicono che sei Geremia, altri Giovanni Battista redivivo, altri un grande profeta. Ma voi chi dite che io sia? Tutti muti come un pesce. Si alza Pietro e dice: tu sei il figlio del Dio vivente. Gesù allibisce e dice: non è farina del tuo sacco. Non è farina del tuo sacco. Soltanto il Padre mio ti poteva rivelare questa verità. Beato te, Simone, figlio di Giona. Beato te, perché hai detto questa verità e io ti darò il regno dei cieli, le chiavi del regno dei cieli. Per cui Pietro azzecca, ma azzecca perché riceve in quel momento il dono della luce, riconosce che il Rabbì Gesù è il figlio del Dio vivo. Ricordatevi l'altro discernimento di Paolo, quando, capitolo 16 degli Atti, quando quella donna che aveva lo spirito del pitone, mentre i due apostoli predicavano, dicevano alla gente: correte, correte, perché questi sono uomini di Dio, venite, venite, ascoltateli, perché vi insegnano cose buone. E Paolo si accorge che questa donna parla sotto l'azione dello spirito cattivo. Chiunque di noi avrebbe detto: questa è una che parla sotto l'azione dello spirito buono, perché invita la gente ad ascoltare la predicazione, l'evangelizzazione di Paolo, invita alla fede. Invece no, era lo spirito cattivo che agiva in quella donna. E Paolo se ne accorge e dice subito: va via, spirito cattivo. E lo spirito indovino se ne va da quella donna, e quella donna perde la facoltà di indovinare. Attente a quelle che indovinano. Alla volte io rabbrividisco quando mi presentano uno che ha doni carismatici, indovina tutto, sa tutto. Attento, qual è la fonte? Qual è la fonte? Perché la fonte può essere, sì, Dio, ma generalmente la fonte è un'altra, generalmente. Qualche volta può essere Dio, ma se uno ha l'abitudine di indovinare, quel dono di indovinare, di sapere, non viene da Dio. Generalmente viene o da un dono paranormale, oppure viene dal maligno. Può venire anche da Dio, e con il discernimento, e stare sempre attenti a quelli che dicono: quello indovina tutto, quello sa tutto, basta guardare, basta toccare, che quello capisce tutto. Questi doni difficilmente vengono da Dio, possono venire da Dio, non si nega, ma bisogna avere gli occhi aperti, perché non tutti quelli che indovinano, tutti quelli che hanno queste percezioni, le hanno da parte di Dio. Sì, esiste il dono profetico, il dono di rivelazione,
il dono della cardiognosi, penetrazione dei cuori, esistono questi doni, però siccome esistono anche delle manifestazioni uguali in apparenza che non vengono da Dio, è necessario il dono del discernimento. Bene, e allora questo è un carisma. Il carisma è una grazia particolare che Dio dà, un carisma che gli dà in tanti momenti a qualcuno che conosce in una situazione difficile il vero dal falso, il bene dal male, e sa dire la parola giusta, sa dare l'indirizzo giusto. È un carisma rarissimo come carisma, come dono invece è più comune, è il dono del discernimento, il dono del consiglio. Il dono del consiglio, quando è nelle persone che ben coltivano lo spirito, facilita l'arte del discernimento. Cos'è il discernimento? Il discernimento che si esercita insieme. Abbiamo, stando così ai nostri gruppi, il dono del consiglio esercitato a favore degli altri, a favore della comunità. Per cui una comunità di tanto in tanto deve fermarsi e discernere. C'è un discernimento, possiamo dire, pastorale, c'è un discernimento profetico, c'è un discernimento comunitario. Il più importante è quello comunitario, che sta alla base. C'è una comunità che vive nello spirito, ha questo dono del consiglio, il dono di discernere ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è buono e ciò che è cattivo, e sa scegliere bene. Per cui è bene che la comunità si metta in preghiera, perché è un'arte quella di discernere. Non è una cosa facile saper discernere. E allora incominciamo a dire qualche parola su questo discernimento, che possiamo dire comunitario e che può essere a livello pastorale, quando sono pochi a discernere, a livello collettivo, quando tutta la comunità che discerne, oppure profetico, quando è una comunità di profeti che si mette in preghiera e con la luce di Dio, attraverso la parola di Dio, tira le conclusioni e dà un indirizzo pratico a coloro che chiedono consiglio. Andiamo alla prima regola, che è questa, è il vuoto. Il vuoto che bisogna creare dentro di noi, il distacco dalle proprie opinioni, per cui non si è in grado di discernere quando si è prevenuti mentalmente, quando io ho un pregiudizio. Coloro che hanno dei pregiudizi sugli altri non possono discernere, non sono in grado di discernere. Uno che ha un pregiudizio, io, quello è buono, quello è cattivo, quello è così, quello è così, non sono in grado di discernere. Ci vuole il vuoto mentale, nel senso che dobbiamo essere prevenuti mentalmente, perché così non diamo luogo alla illuminazione dello spirito. Abbiamo le nostre illuminazioni e pretendiamo tante volte che lo spirito confermi quello che noi pensiamo. Questo succede tante volte. Lo spirito è al nostro servizio perché confermi quello che noi pensiamo di una data persona. Per cui quando si è prevenuti verso una persona, o singolarmente io, o tutti quelli che vogliono discernere, sono prevenuti nel giudizio, non sono capaci di discernimento. Quando si è prevenuti nel cuore, uno ce l'ha con una persona, ce l'ha un po' con passio, rancore, non si va bene con quella persona, e allora non è in grado di discernere, perché è prevenuto nel cuore,
come prevenute nella mente e prevenute nel cuore. E allora bisogna creare il vuoto della mente da ogni pregiudizio, il vuoto dal cuore, del cuore vuotandolo da ogni ansia, da ogni rancore, da ogni malessere che noi sentiamo verso un'altra persona. Soltanto in questo caso si è capaci di poter discernere. Per di più c'è una grande regola: chi non è capace di discernimento personale non è capace di discernimento comunitario. Cioè chi non è capace dell'autodiscernimento non è capace di usare il discernimento a favore degli altri. Se non è capace di discernere quello che gli appartiene perché gli vive la vita di figli di Dio, tanto meno è capace di discernere la volontà di Dio quando si tratta degli altri. Ecco perché è necessario che ci sia il vuoto della mente, il vuoto del cuore e la capacità personale dell'autodiscernimento, capace cioè di discernere. E qui ci vogliono le cosiddette facoltà abusate, o così la maturità interiore, perché il discernimento o il consiglio, non il consiglio, quando è ben coltivato, fa l'uomo maturo. Chiediamo al Signore di poter discernere prima su di noi e poi sugli altri. Parlando ancora degli altri, poi ritorniamo su di noi. Parlando degli altri, è bene che noi, quando ci mettiamo a discernere, è bene che noi osserviamo tutte le fasi del discernimento. Cioè prima ci si mette in preghiera, tutti in preghiera, svuotandoci di noi nella mente e nel cuore, per creare il vuoto della mente, il vuoto del cuore e la disposizione interiore ad accettare quello che Dio ci dice, quello che Dio vuole. Perché se non c'è questa disposizione interiore ad accettare quello che Dio dice, quello che Dio vuole, non si può fare discernimento. Ecco allora che la prima fase è preghiera, preghiera di purificazione interiore, di distacco interiore dalle proprie opinioni, dai propri sentimenti e distacco da noi stessi ed entrare in comunione pronti ad accettare qualunque luce che ci venga da qualunque persona, perché Dio si può servire di qualsiasi persona per trasmetterci la sua luce in un dato fatto, in un dato giudizio che noi dobbiamo dare, in una data impresa che dobbiamo intraprendere, per cui dobbiamo essere disposti ad accettare la luce di Dio da qualunque parte venga. E allora, qual è il segreto? Il segreto consiste in una parola, il segreto della gioia. Chi ha l'arte del discernimento, chi ha il dono del consiglio, sa quello che io dico. Quando cioè noi arriviamo a percepire la gioia in una data situazione, è segno della presenza dello Spirito. La gioia è frutto dello Spirito. Anche qui bisogna distinguere la gioia superficiale dalla gioia profonda che viene dallo Spirito, che si chiama consolazione. Quando noi prendiamo una risoluzione, subito, se quella risoluzione viene da Dio, si manifesta un senso di gioia, di soddisfazione, di consolazione interiore. Quando la risoluzione ci sembra giusta, ma non abbiamo il senso della gioia, della soddisfazione interiore, della consolazione dello Spirito Santo, ancora quella decisione non possiamo dire che corrisponde
alla volontà dello spirito, e allora bisogna soprassedere, cioè in un momento, quando dovesse mancare la consolazione dello Spirito Santo in una decisione presa. Chiaro questo? Queste ci servono come regole così sommarie nel discernimento che noi dobbiamo fare. Per quanto riguarda il discernimento personale, è bene che ognuno di noi ogni tanto si fermi e si interroghi nella luce dello Spirito e in profonda preghiera: c'è con me il Signore, sì o no? Così anche la comunità di tanto in tanto deve fermarsi e dire: c'è il Signore in mezzo a noi, sì o no? I profeti, l'assunzionamento profetico, si radunano: c'è vera profezia o non c'è vera profezia? Sì o no? Le profezie che noi diciamo portano pace, portano progresso nella virtù, portano entusiasmo nello spirito, fanno crescere la comunità o non la fanno crescere? I profeti dovrebbero interrogarsi, perché se dopo tante parole, dopo tante profezie, non c'è il risultato della gioia nello spirito, del progresso nella virtù, nel progresso della vita di preghiera, allora bisogna rivedere la parola di Dio che passa attraverso la nostra bocca. Da che cosa dipende? O perché noi siamo non abbiamo saputo trasmettere bene la parola di Dio, oppure perché la comunità è sorda alla parola. Ora, tutte queste cose bisogna averle chiare in mente, e tutto questo appartengono al buon consiglio che noi dobbiamo domandare allo Spirito Santo per regolare la nostra vita personale, perché se è la vita del Figlio di Dio, e per regolare eventualmente la vita della comunità in cui noi viviamo. Chiediamo al Signore, che non voglio prolungarmi, adesso c'è la Santa Messa e c'è la seconda ondata di insegnamento. Vogliamo chiedere allo Spirito Santo di illuminarci e farci uomini buon consiglieri. Oggi abbiamo bisogno di saggi consiglieri. Dovremmo invocare Sant'Antonino di Firenze, Fra Antonino di Firenze, arcivescovo. Così si fermava: Frate Antonino, arcivescovo. Era arcivescovo di Firenze e si chiamava, si fermava non Sua Eccellenza, non Sua Eminenza, ma Frate Antonino, arcivescovo. Veniva chiamata Antoninus Consiliorum, l'Antonino dei consigli, perché tutti ricorrevano a lui per avere consigli. È un dono di Dio. Eccellente è il dono del consiglio del santo curato d'Ars. Non era un uomo molto intelligente, non era un uomo molto dotto, però sapeva dare dei consigli azzeccati. Era illuminato dallo Spirito Santo. Noi dobbiamo essere illuminati dallo Spirito, perché il dono del consiglio concerne la nostra vita pratica. Dobbiamo dirigere la nostra vita, ordinare la nostra vita, perché noi possiamo vivere bene da figli di Dio. E se il Signore ci chiama ad essere padre di famiglia, madre di famiglia, se il Signore ci chiama ad essere così a capo in una comunità, dobbiamo discernere il bene dal male, il vero dal falso, per poter dire la nostra parola nel nome del Signore. L'uomo del buon consiglio è un uomo illuminato, che vive sotto la luce di Dio e che ha la facoltà saporata, cioè la facoltà adusata, ha il sapore delle cose di Dio, ha il gusto delle cose di Dio, ed ha questo istinto connaturato in lui per l'inabitazione dello Spirito a vedere la verità in mezzo alle cenfusaglie.
accogliere il nucleo della verità in mezzo a tanta menzogna, accogliere il bene anche in mezzo al male, a scegliere la parte migliore in quel momento che può essere non conforme ai canoni stabiliti, in quel momento è meglio fare così, contro tutte le altre regole, perché questa è la volontà di Dio, perché questo è il meglio per quella persona, nella luce dello Spirito, e si indovina sempre, però bisogna avere questo dono del Signore. Chiediamo tutti al Signore il dono del buon consiglio e invochiamo la Madonna nostra Madre, la Madre del buon consiglio, per poter consigliare noi e poter consigliare gli altri a camminare nella via del bene.